Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Sentite il rumore perché, come avete letto dal titolo, oggi andremo a vedere insieme gli acquisti che ho fatto su Pinkpant. Questa è la bustina. Questo è un assaggio, diciamo, del haul che è successivo, perché ho fatto un altro ordine poi. E quindi cominciamo. Allora, intanto andiamo molto piccolino, perché quello dopo, e questo è stato contenitivo. Allora, ho preso solamente tre cose e non ho voluto inserire il codice per avere la mystery bag, perché ho visto i video delle precedenti mystery bag e ho visto che non variavano molto i prodotti. E quindi ho preferito, tra le varie possibilità, quindi di regali, c'era la mystery bag, c'era anche un prodotto a scelta in base all'importo che raggiungeva il carrello. E come se non bastasse, ho preso un'altra cosa che ho dietro. Allora, andiamo a vedere insieme. Quindi sì, intanto ho acquistato questo prodotto di Essence, è un siero per ciglia e sopracciglia e il costo è stato di 6,49 euro. Ah, molto bene, quindi vediamo, nella confezione c'è, cioè, da un lato lo scovolino e dall'altro l'applicatore per le ciglia. Questo è comodo perché io ho acquistato nel tempo moltissimi sieri per ciglia e sopracciglia, soprattutto quelli della Catrice, perché inizialmente ero più costante e avevo visto dei benefici, quindi ho acquistato molti sieri per ciglia e sopracciglia, ma li utilizzavo per lo più nelle sopracciglia perché è lì che io ho una piccola carenza, ma non avevano lo scovolino, quindi con l'applicatore, diciamo quello sottile, che ce l'ho qui. Non ce l'ho qui. Con l'applicatore. Ok, con un applicatore simile a questo, che è il prodotto nuovo di Essence, dovevo, diciamo, intervenire poi nell'applicazione delle sopracciglia, quindi era abbastanza dispersivo come tempo. Ci mettiamo un pochino, ecco. Il prodotto è questo. Così, ok. Un lato, appunto, lo scovolino. Se faccio questo si vede ancora meglio. Da un lato ha lo scovolino e dall'altro l'applicatore per le ciglia. Ok, quindi questo lo proverò e vi saprò dire. Si chiama Grow Like a Boss. Ok, questo è il primo prodotto. Il secondo prodotto che ho acquistato, ok, è un backup di un prodotto che ho già, che è il fissante, il fix gel per le sopracciglia. Questo l'altro che ho, eccolo qui. Eccolo qui. Stava per terminare, quindi ho deciso di prendere un backup perché è diventato uno dei miei prodotti il mio prodotto preferito per fissare le sopracciglia. Vi faccio vedere, questo è lo scovolino. Ok, è grande, anche se esagerate con la quantità di gel che andate a mettere sulle sopracciglia, non si vede. Se poi andate a coprire con un pochino di fibre eventualmente, che resta leggermente lucido, ma non fa pallini bianchi sulle sopracciglia, non fa pallini bianchi sulla pelle, no, resta leggermente lucido, poco sopra, se magari uscite un po' fuori quando si asciuga, ma se andate a coprire con la cipria leggermente sparisce tutto, quindi per me è prodotto unico. Questo, sto prendendo tutti i prodotti piccolini. Questo era appunto
tra le varie possibilità della mystery bag, bla bla bla, picchi picchi, che non so che, c'era la possibilità di scegliere un prodotto regalo in base all'importo che avevo raggiunto nel carrello. È come se non bastasse, io vi farei vedere qui, ve lo faccio vedere così. Questa è la quantità di, più qui in questo momento, di mascara che utilizzo per fare gli occhi. Tutti insieme li utilizzo, ognuno per sé, li ho per tutto, ognuno perché ha una funzione che mi piace. E quindi ho scelto il prodotto regalo che io di cui potevo soffrire, che è un altro mascara, che è questo qui di Lovely. Ok, Lovely. Non so come farvi vedere bene che c'è il resto della luce. Ma non so, ok, sì, perfetto, questo. Ok, ho scelto questo che ovviamente è venuto gratis, non è costato niente, ma il prezzo, diciamo, sul sito di Pink Panda di questo mascara era di 4,99 euro. E poi alla fine, perché ho fatto questo acquisto? La verità, io questo acquisto l'ho fatto per un prodotto solo. Perché io sono innamorata. Di queste palette. Questa è l'ultima, diciamo, l'ultima di questa serie. Delle palette di Essence con i nomi delle città. Questa è Marrakesh. In effetti non le ho tutte perché non ho trovato Good Day Sydney. Non sono riuscita più a trovarla quella palette. Mi manca pure qualcosa a New York. Comunque non le ho tutte, mi piacerebbe averle tutte, ma quando ho visto questa, cioè, non ho potuto fare a meno di prenderla. L'avevo già vista qualche mese fa, ma avevo provato su vari siti, Cosmetic for Less, Pink Panda, anche sul sito di Essence, ma no, forse sul sito di Essence avevo solamente guardato. Non era reperibile. Quando io ho visto che poteva essere acquistata, immediatamente l'ho messa nel carrello e qua, non appena ho potuto, ho fatto l'acquisto. E questa appunto è, diciamo, il pack. Questo appunto è l'estetica del pack, le colorazioni, le cialde. Vediamo se riesco a togliere questa così non vi fai il resto anche. E questa è la palette. Questi sono i colori della palette. Molto molto bella. La cosa che mi piace molto sono anche i dettagli, tipo qui c'è il cammello, il disegno del cammello. Ha uno specchio e anche qui riprende la trama del pack dell'esterno. Vediamo, ci sono vari disegni. Comunque, e quindi mi sono innamorata, non potevo lasciarlo. C'è questo lilla che è una meraviglia, questo, anche questo bordeaux, questo qui deve essere uno spettacolo. Comunque, e quindi diciamo che questo è il motivo principale degli acquisti che ho fatto su Pink Panda. Non so se lo sapete, tra l'altro, che questo codice QR, questo c'è solamente nelle nuove palette delle città, tipo benvenuti a Miami, welcome to Miami, pare che è, benvenuti a Roma, non mi ricordo, comunque era Miami e Roma, erano le altre due città. Guardo lì perché le ho lì le altre palette. E in tutte e tre, nelle versioni precedenti no, ma in queste nuove c'è in ogni palette un codice QR come questo. Probabilmente lo sapete, io invece l'ho scoperto così per caso, che inquadrando il codice QR col telefonino vi dà dei filtri molto simpatici, inerenti ad ogni palette. Su Roma mi ricordo che inquadrando il QR e poi inquadrando me c'era questo fotomontecco, appariva questo fotomontaggio di me su una Vespa, quindi aggiungeva alla mia figura la Vespa e poi
tutto lo sfondo dietro che riprendeva la valletta, e potete fare ovviamente le foto. Quindi questo codice QR serve a questo. Niente, questi, anzi, ok, il costo della valletta, niente, ciao. Il costo della valletta è stato di 8,99 euro, mentre il costo, perché forse non l'ho detto, del Fix Gel di Essence, Like a Boss, Fix It Like a Boss, è di 3,99 euro. Yes, è di 3,99 euro. Questi sono, diciamo, gli acquisti che ho fatto su Pinkpanda e il mini haul, aspettando il mega haul. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi avete provato qualcuno di questi prodotti, che ne so, se anche voi avete provato per esempio il fix gel di Essence e come vi siete trovati, perché io lo trovo ottimo. Su questo non vi so dare notizie, non vi so dire niente perché non l'ho mai provato, quindi se voi lo avete provato fatemi sapere se vi siete trovati bene, se funziona. Idem per questo mascara. Fatemi sapere se anche voi collezionate, se vi piacciono, se avete acquistato qualche palette di queste di Essence con i nomi delle città, e se sì, quali avete, perché l'altro giorno mentre davo un'occhiata ho visto che dietro sono numerate le versioni precedenti, dietro sono numerate, e se non sbaglio arrivavano 10, 10, 11, ce n'era una forse con il numero 10, con il numero 11 dietro, quindi ho pensato, ok, sono 11, va bene, quale mi manca? Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domenica alle 13:30. Tutte le domeniche alle 13:30, questa domenica alle 13:30, noi ci vediamo questa domenica, noi ci vediamo domenica. C'è molta confusione, anche quest'ora. Ciao!